Questa è mezzanotte alle Svalbard del 18 aprile, nell'attesa solenne del primo giorno ufficiale della stagione del sole di mezzanotte. Il cielo si prepara per uno spettacolo senza pari, l'ultimo tramonto per i prossimi 4 mesi. In questo angolo remoto del mondo, la natura si prepara a donarci un'esperienza senza tempo. Da oggi in poi, il sole salirà sempre più in alto nel cielo a quest'ora del giorno, o meglio, della notte. Solo una settimana dopo lo vediamo dominare il paesaggio così, con la sua luce vibrante. Qui, oltre il circolo polare artico, dal 20 aprile al 22 agosto ci prepariamo a vivere un evento unico. Il sole non calerà mai sotto l'orizzonte durante i mesi estivi. È il momento tanto atteso, dopo 4 mesi di notte polare, di goderci ogni istante di luce solare che ci è mancato. Such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real. Ciao a tutti! Se siete nuovi su questo canale, mi presento. Io mi chiamo Giulia e vivo alle isole Svalbard da oltre un anno e mezzo circa. Se vi piacciono questi luoghi e questi tipi di video, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ma ora ritorniamo al video. Benvenuti nel cuore dell'Artico, dove il tempo sembra fermarsi grazie al sole che brilla per ben 24 ore al giorno, mentre la natura domina il ritmo delle nostre giornate ormai infinite. Qui, alle Svalbard, ci troviamo al crocevia tra il giorno e la notte, tra una luce eterna e un'oscurità che lentamente cerca di farsi strada. Con l'arrivo dell'estate giunge anche la fine dell'avventura in motoslitta. Come potete notare, la neve inizia a sciogliersi, ormai quasi del tutto in paese, ma ancora resistente sulle montagne. Abbiamo quindi colto l'occasione per goderci questi ultimi giorni di neve e di sole. L'adrenalina che si prova nel guidare una motoslitta nel deserto artico non ha paragoni con nulla che io abbia mai provato prima. Ma soprattutto gli spettacoli che si possono ammirare al di fuori del paese, in mezzo al nulla assoluto, ti fanno sentire quasi soli in questo mondo, creando una sensazione surreale. Sembrano proprio quei luoghi di cui si sente parlare soltanto leggendo libri o su articoli di giornale. Questa è la mia seconda stagione estiva qui e devo dire che la differenza più evidente è la quantità di energia che ho a disposizione. Mi sento notevolmente più carica e attiva. Tuttavia, dall'altro lato della medaglia ho perso il senso del tempo. Non riesco più a distinguere quando è il momento di mangiare, di andare a dormire e così via. Il corpo sembra disconnesso dal concetto stesso di tempo e diventa essenziale essere estremamente disciplinati nel fissare degli orari per vivere al meglio questi mesi. E mentre il resto del mondo si prepara a chiudere gli occhi e abbandonarsi al sonno, qui alle Svalbard ci troviamo invece di fronte a un dilemma unico. Il corpo non sa più distinguere tra il giorno e la notte. La luce costante del sole infatti sembra suggerire che sia sempre giorno, che non sia mai il momento di riposare. È una sfida non solo per la nostra biologia, ma anche per la nostra mente, che deve adattarsi ad un ritmo senza precedenti. Eppure, in mezzo a questa strana sensazione di eternità, c'è una bellezza indescrivibile. È un momento di meraviglia e gratitudine per la natura che ci circonda, per questa terra selvaggia e incontaminata che chiamo casa. Per noi, abitanti di queste terre selvagge, il sole di mezzanotte rappresenta molto più di un semplice fenomeno naturale. È il momento culmine dell'anno, un'occasione speciale che celebriamo con gioia e gratitudine. Dopo 4 lunghi mesi avvolti nell'oscurità totale della notte polare, finalmente il sole fa la sua gloriosa riapparizione, portando con sé una scia di speranza e rinascita.
La notte polare ha indubbiamente il suo fascino, con il suo silenzio avvolgente e le luci dell'aurora boreale che danzano nel cielo. Ma dopo 4 lunghi mesi di oscurità persistente, siamo più che pronti a goderci la luce solare. Il sole, durante l'intera durata di questi lunghi mesi, ci offre un'abbondanza di luce diurna, che può risultare anche opprimente in alcuni casi. Le Svalbard sono un luogo unico al mondo, dove le regole della natura sembrano non avere alcun potere. Qui, nella città più a nord del pianeta, Longyearbyen, di soli 2400 abitanti, ci troviamo in un territorio dove il tempo stesso sembra piegarsi alla volta della natura. È un luogo dove il confine tra il giorno e la notte, tra la luce o l'oscurità, si mescola in un'armonia straordinaria, dando vita a uno spettacolo senza pari. Il fenomeno del sole di mezzanotte alle Svalbard è causato dall'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al suo piano orbitale attorno al sole. Durante l'estate boreale, quando l'emisfero nord è inclinato verso il sole, il polo nord sperimenta la stagione del sole di mezzanotte, poiché il sole non tramonta sotto l'orizzonte polare. Questo fenomeno crea giorni estivi ininterrotti, con il sole visibile per l'intera giornata, caratterizzando così le Svalbard come uno dei pochi luoghi dove questo fenomeno è ben evidente. E tu, se ti trovassi di fronte alla scelta tra vivere per sempre nella notte polare o durante il periodo del sole di mezzanotte, quale sceglieresti? Da un lato, la notte polare offre un'atmosfera di pace e tranquillità, ottima per riposarsi e per ritrovare la pace interiore. È proprio uno di quei momenti in cui la natura si avvolge nel suo manto scuro, regalando un senso di pace e mistero. Sono quasi sicura che le persone del posto preferiscano la notte polare rispetto al sole di mezzanotte, proprio per la sua capacità di favorire il riposo. Dall'altro lato, il periodo del sole di mezzanotte porta con sé un'energia unica e vibrante. Le giornate estive senza fine aprono un mondo di possibilità e avventure, con il sole che accompagna ogni momento della giornata. C'è una sensazione di vitalità e attività costante che stimola la creatività e invita a esplorare nuovi orizzonti. È un periodo in cui l'attività all'aperto diventano protagoniste e ci si sente pienamente immersi nella bellezza della natura. E se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un mi piace, se vi va anche un commento, e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo video sulle isole Svalbard.